Ma buongiorno Ale, stamattina ci siamo svegliati così, siamo molto... Questo è un buongiorno molto Halloween, horror, dark, carico anche, cavolo che energia questa mattina. Abbiamo un lupo mannaro un po' afono, però va bene, va bene, va bene. Vabbè. Allora, buongiorno Carlo. Buongiorno, buongiorno Albi. Buongiorno a Luca che è lì di fianco a te. Che Luca, lo vediamo. Metti via subito il cellulare perché sei in diretta. Benissimo, perfetto, ti ha sgamato subito. Bravo, brava Albi, brava. Posizionare il cellulare in un luogo dove non puoi utilizzarlo durante tutta la diretta. Va bene, allora, buongiorno intanto. Luca, sei riuscito a prendere una cattiata in diretta subito così? Sì, bisogna, perché qui bisogna essere operativi, ci vuole disciplina. Bene, allora. Siamo molto dark, siamo partiti molto Halloween stamattina. Diciamo che ci stava bene tutta l'allestimento che hanno realizzato i porci comodi lunedì sera durante la loro puntata, però lo potremo rivedere molto simile magari chissà domani. Sta male. Sto lupo sta veramente male. Va bene. Allora, va bene. Salutiamo subito la Dania che è già collegata. Ciao Dania, salutiamo anche Antonio, Antonio De Santis The Crow. Ale che è già collegato, ciao Antonio. Anche lui e ci ha già scritto, ma lo leggiamo dopo che cosa farà domani sera. Cari amici a casa, noi vogliamo sapere cosa farete domani. Cosa farete domani sera? Cosa faranno i tuoi ospiti domani sera? Che paura. Domani sera, che paura. Infatti una delle parole che utilizzeremo oggi è proprio l'hashtag paura. Io so che qualcuno sta preparando le zucche, tu lo sai, vero? Per domani sera? Sì. Oh mio Dio. Mi è arrivato un messaggio. Ma di che genere, scusa? Allora, non ho capito. Sperando che le zucche... Durante il mio programma? No, prima del tuo programma. Prima, ok. Prima paura. Usando una voce molto afona. Prima del tuo programma? Sì. So che stanno cercando 20 zucche. Oddio. Non so dove le metteremo. Facciamo una festa domani sera, sarà un bellissimo Halloween qui a 600 Web TV. E poi lanceremo le zucche. Delle belle. Bene. Allora, noi abbiamo un ospite a brevissimo, sì, giusto? Sì, sperando che risponda al telefono. Beh, ma direi bene. Che gli accordi erano questi, per cui adesso magari mandiamo un brano e proviamo di contattare telefonicamente il primo ospite di questa giornata. Allora, i video di oggi saranno chiaramente in tema. Sì, infatti anche la sigla, non abbiamo avuto il nostro solito... Buongiorno mattina. Però ci stava, ci Vabbè, stava. È chiaro, una volta ogni tanto cambiare, ci sta. Noi siamo sempre in tema. E adesso guardiamoci quindi in tema una Katy Perry abbastanza dark. Sì, torniamo ad ascoltarci un bellissimo brano che è Wide Awake. E questa è Casa 600, buongiorno. Eccoci, ancora qui in diretta come sempre dagli studi di 600 Web TV. Questa era una splendida Katy Perry, vero Carlo? Sì, molto 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 bella, soprattutto in questo video. A me piace parecchio questo video. Sì, poi infatti è molto anche Alice in Wonderland. Sì, sì, po', è molto no? particolare. Quindi ci sta nel clima dark di questo di questa giornata che ci preannuncia sta, Halloween. Allora, beh. Carlo, io ho un telefono in mano. Tu hai un telefono in mano e io perché? È perché mi dovrebbe cambiare il corso della giornata? Perché c'è il tuo ospite. No, il nostro ospite. Abbiamo qui un carissimo amico, Lorenzo Campani. Ciao! Ciao amici, ciao Alberta, ciao Carlo, ciao 600 Web TV, ciao belli. Ciao Lorenzo. Come stai? Cosa stai facendo adesso? Guarda, adesso sono su una tangenziale, cioè, tu dirai, ma che mestiere fai? Faccio il cantante. E quindi sempre in autostrada? E questo la dice lunga, no? Anche i cantanti sono sempre in giro, sai, tra una prova e l'altra, un concerto e l'altro. Tra l'altro, Lorenzo, so che tu sabato sei qui vicino a noi, a San Giovanni in Persiceto, dico bene? Esatto, sabato ho questo concerto al Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto, che sono i miei grandi amici. Facciamo questo omaggio a Riccardo Cocciante, dove ripercorremo assieme a due miei colleghi di Notre Dame de Paris, ripercorremo per la prima parte una specie di piccolo Notre Dame de Paris abbreviato, diciamo, con le voci narranti di Vittorio Matteucci e noi che cantiamo, ci siamo io, Oscar Nini e Marco Manca. Però. E poi nella seconda parte del concerto facciamo invece, omaggiamo proprio
le canzoni, diciamo, le canzoni più conosciute di Riccardo Cocciante. Dunque, insomma, è una cosa che faccio volentieri, anche perché grazie a Riccardo io ho avuto negli ultimi anni diverse esperienze importanti, da appunto Notre Dame di Parigi, dove interpretavo il ruolo del gobbo e dello zingaro, del re della corte dei miracoli, e poi anche l'esperienza con The Voice, che mi ha portato fino ai quarti di finale. Infatti, guarda, complimenti. Tra l'altro, noi abbiamo avuto il piacere di ascoltarti proprio dal vivo lunedì sera, che eravamo ospiti insieme in una trasmissione 442. Salutiamo 442. Certo. 442. Salutiamo ovviamente Enrico Ciacci. Ecco. Io e te dobbiamo informarti un po' di più su Bologna, perché non ne sappiamo mezza. Sì, non eravate molto. Meno male che mi hanno chiesto un po' della Juventus, perché poi vabbè, io devo dire che il calcio, come ho detto anche in trasmissione, lo seguo, ma seguo soprattutto le partite, quelle, diciamo, quelle importanti, quelle che fanno un po' da, come dire, da ritrovo, da raduno con gli amici, con la pizza, la birra, la spaghettata, insomma, diciamo che il calcio per me è una scusa per trovarmi in compagnia. Dunque, molte volte quando mi ritrovo a casa da solo e c'è una partita importante, cioè c'è una partita, insomma, così, sì, la guardo, ma non è che preferisco giocare con i Transformers con mio figlio. Ecco, vedi, guarda, neanche io il calcio purtroppo, e come hai visto non siamo molto affini, però insomma dai, ci siamo divertiti e bisogna che ci mettiamo a studiare, Lorenzo, adesso studieremo. Dobbiamo studiare, adesso la prossima volta che andiamo in trasmissione ci studiamo tutta la storia del Bologna, calcio. Del calcio bolognese, così non sbagliamo un colpo, anzi, li sorprenderemo. Assolutamente sì. Senti Lorenzo, so che anche a Parma fai qualcosa di interessante, molto interessante, il 23, giusto? Quindi il 23 novembre? Sì. Il 23 di novembre faccio questa, diciamo, si chiama, questo concerto si chiama, io quest'anno ho fatto una tournée che si chiama Open Tour, dove praticamente canzoni mie e l'omaggio che portavo avanti con i ragazzi di Bologna, l'omaggio a Lucio Dalla, abbiamo fatto insomma diversi concerti. Il 23 faccio solamente i miei brani e qualche brano inedito. Sarò al Teatro di Colorno e anche lì vi aspetto, perché è una cosa a cui io sono molto legato, anche perché insomma, diciamo che è il primo concerto ufficiale dei miei brani, soltanto miei brani, ecco. Poi sono molto, diciamo, contento e molto motivato, perché questo concerto è organizzato proprio dal mio fan club, dunque cioè insomma, una cosa che mi riempie il cuore di gioia, certo, è una cosa anche, molto importante. Anche perché quando poi il tuo pubblico ti organizza queste cose, vuol dire che stai facendo veramente qualcosa di importante, perché credo che alla fine le emozioni che trasferisci agli altri sono poi quelle che ti tornano indietro e ti danno la carica sempre per fare qualcosa di nuovo. Senti Lorenzo, sì, perché poi alla fine diciamo che il nostro mestiere è interessante se si sviluppa in diversi frangenti, appunto i live, i concerti, ma soprattutto anche la ricerca di te stesso nelle tue canzoni, e dunque è una cosa che mi dà molta, mi gasa, insomma, mi dà molta motivazione. Tra l'altro poi dimenticavo venerdì sarò a Roma, al Planet Roma, con un concerto. Io collaboro anche con la band di Maurizio Solieri, sì. E facciamo questo concerto in questo locale molto bello a Roma. Dunque, amici, sono un po' questa settimana sono un po' sparpagliato in tutta l'Italia, perché per esempio domani sera sarei a Parma, no? Al Dada Unpo, un altro locale, però sto dicendo troppe date. Facciamole in ordine. Aspetta Lorenzo, facciamole in ordine. Allora, domani, che è il 31 di ottobre, quindi Halloween, sarai a Parma, hai detto dove? A Parma, nel locale Dada Unpo. Ok, invece il primo di novembre, venerdì, sarai a Roma, giusto? Al Planet? Sarò a Roma, al Planet Roma, con Maurizio Solieri. Perfetto. Invece sabato 2 novembre sei qui vicino a noi, San Giovanni in Persiceto, al Teatro Fanin, dico bene?
Perfetto, no. Perfetto. Io vi aspetto lì perché è una cosa a cui tengo tantissimo. È un concerto, so, appunto, come dicevo prima, è un omaggio a una persona che mi ha dato tanto. Dunque, poi tra l'altro, assieme ai miei colleghi Marco e Oscar, veramente vi garantiamo un bel spettacolo, anche perché l'abbiamo già riproposto la scorsa settimana. Aiuto, sempre a Bologna. Sì. Sempre a Bologna. Adesso mi arriva, mi arriva. Non mi arriva, niente. Vabbè. Non mi arriva, te lo dico quando mi arriva. Quando okay? ti arriva, mi mandi la predosa. Predosa. Ecco, vabbè. Eravamo in un palazzetto, è stato molto bello. Era insomma tutto pieno, molto carico, molto carico. Bene. Come allora, dice adesso... Valentino. Come dice Valentino, sono molto carico, sono molto carico. Guarda, sei troppo simpatico. Sai cosa facciamo, Lorenzo? Adesso concordiamo, come avevamo detto, una bella ospitata qui da noi in studio, così ci divertiamo anche qua e magari ci fai qualche live direttamente dal nostro studio, ok? Sì, volentieri, anche perché io già faccio delle cose radiofoniche e volevo un pochino così parlare dell'idea che avevo di questa mia edicola che ogni tanto apre, edicola maliziosa con la lingua biforcuta, che ogni tanto si alza la saracinesca e dunque mi piacerebbe parlarne anche da voi, insomma. Bene, okay? Allora noi ti aspettiamo adesso, ovviamente in fuori onda ci organizziamo per una bella ospitata qui da noi. Intanto allora buona giornata, buona guida e dato che vai a fare delle prove ovviamente buon lavoro. Grazie Lorenzo Campani per essere stato con noi questa mattina. Grazie Alberta, grazie Carlo. Ciao Lorenzo. Grazie a tutti quanti. Un grande saluto a C100 Web TV, vi voglio tanto bene. Ciao. Grazie anche noi. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora direi che possiamo andarci a vedere un video, come si intitola? Allora, il video che andiamo a vedere ovviamente è proprio cantato da Lorenzo. Sì. E ci ascoltiamo Zero in condotta. Lorenzo Campani a Casa Sicento. Eccoci, ritornati come sempre in diretta qui dagli studi di Sicento. Molto bello anche il video, Lorenzo, sì. Sempre una simpatia. Sì, che bella telefonata, mi ha messo allegria questa mattina. Sì, 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 ospite veramente squisito, l'avevamo visto a 442 quando siamo andati lunedì, 442, sì. Che però prima, cioè, visto che io non vorrei... Che cosa stai dicendo? Io vorrei trovare, aspetta un il attimo. Video? Sì, no. Allora, vabbè, diciamolo, dato che a Casa Sicento parliamo sempre di che cosa succede all'interno di questa grande famiglia che è una grande TV, Web TV... vabbè, lunedì sera, Carlo, eravamo negli studi di 442 a Bologna. Sarà che mi hai dato il link della puntata sbagliata? Dove? No, di sì. Che cosa? Di 442? No, la puntata è giusta. Devi andare sul sito millecuorirossoblu.it e troverai il link della puntata che è stata mandata in diretta lunedì sera. È che non ci sei in questa puntata. Cioè, no, almeno... ci sono. Scusa. Vai avanti. Scusa un attimo. Però è lo stesso, io farei a meno di vederla, grazie. Dice che è questa l'Albi? No, vabbè, direi che non è questa. No, non sono questa. Direi che non è questa. No, questa è la puntata della volta precedente. Ah, ok, sai. Perfetto. Allora vado a cercare l'altra. Vai il link era linkato questo. Giusta, avanti, va bene, avanti, vai, tranquilla, tranquilla. Su, la puntata. Allora, la cosa divertente è che appunto ero stata invitata in questo programma dove si parla di calcio, perché già il titolo 442, no, sì. Ecco. Io di calcio non so nulla. Non sa niente l'Albi non di calcio. Nulla, quindi diciamo che la mia figura è stata un po' pessima, però mi sono divertita, mi sono sentita a casa, infatti ringrazio Enrico Ciaccio per l'invito e Valentina Cristiani, mi sono veramente divertita insieme a loro, bella puntata, bel programma. Dovrebbe essere questa ecco, l'Albi. Vediamo, perfetto, grazie. Potevamo evitare questa cosa. Scusi, aspetta un attimo, scusa, io voglio sentire una roba, aspetta, sentiamo come si sente. Secondo me si parla di musica. Noi parliamo tanto di musica e non solo, perché comunque la TV è un misto ancora bene. Con una web radio. Ah, esco diciamo veramente bene. Per fortuna che non mi hanno fatto adesso domande di calcio. Sì. La web radio e la infatti, web TV, quindi andiamo in onda. Voi non sapete che... Ecco. Guarda che il Sicento, vedi che è... Sì, veniva fuori tutto. Uguale. Voi non sapete che io prendevo in giro... Ciaccio dicendogli appunto Enrico, fa le domande di calcio all'Albi. E va bene.
Vabbè, però invece... è stata una bella esperienza. Sì, assolutamente, veramente interessante. Tra l'altro lunedì sarò con loro allo stadio per la partita. Adesso sì, l'Alberto allo stadio, questo è un evento storico. Com'è vedersi così? Vabbè, basta, Alberta, la partita è un evento storico. Esatto, questo è un evento storico. Se volete venire a riprendere l'evento, se faranno due risate. E cosa fanno 11 giocatori questi? Non lo so, vedremo, ne vedremo delle belle, come si dice sempre. Avremo sicuramente dei contributi video dell'Alberta, perché qualcuno andrà di nascosto a riprenderla dall'altra parte dello stadio con uno zoom. Vabbè, allora, Dania, dato che ci stai scrivendo e dice me lo ricordavo a The Voice, è bravo e questa è una bellissima canzone, ovviamente si riferisce a Lorenzo Campani, abbiamo parlato poco fa, grazie Dania. Noi però, Dania, vorremmo sapere che cosa fai domani sera, che è Halloween. Ovviamente guarderai Happiness, no? Facciamo un super festone qui dentro. No, dai, siamo curiosi. Dania, dici che cosa farai. Intanto Antonio, The Crow, ci dice domani sera Halloween io lo passerò in pediatria a Cipicchia. Allora gli abbiamo detto, guarda, magari ti puoi sempre... Con i bimbi. Infatti gli abbiamo detto, ti puoi sempre vestire in modo da rallegrare i bimbi, farli divertire. No. E lui dice, guarda, potrebbe essere un'idea. Se ci va vestito da The Crow è già perfettamente in tema, okay, no? Sì, infatti, il corvo... se ci va Antonio vestito da The Crow, i bimbi scappano, praticamente si autofirmano le dimissioni. No. E vanno via. Aia, la Dania dice che lavora fino alle 22. Caspita, vabbè, gliel'hanno fatto al lavoro, dolcetto e scherzetto. Sì, quando esci bisogna travestirsi da qualcosa di cattivissimo e poi dopo, ovviamente, festeggiare. Che faccia stai? Tu sei, basta che rimani così, Carlo, e sei già pronto per Halloween. Sì, certo, sono vestito da si può dire. Sei già perfetto. Ok, perfetto. Così. Allora, il prossimo video andiamo a vedere è di una band che noi conosciamo bene. Assolutamente, parliamo dei mitici Rhyme. Rhyme della che fanno parte del roster della Bagana Record. Bagana Rock Agency, che ovviamente collabora con 600 Web TV attraverso il programma Sandy Rock and Sandy, una collaborazione ormai consolidata. Siamo tanto amici e questo brano, a parte che è veramente molto bello, ed è il nuovo video, giusto? È il nuovo video, è appena uscito il nuovo videoclip dei Rhyme. E perché lo mandiamo? Lo mandiamo in particolare oggi perché domenica 3 novembre all'Estragon di Bologna i Rhyme apriranno in via del tutto esclusiva il concerto dei The Darkness. Quindi è un seratone e ovviamente noi di 600 ci saremo, saremo lì. Anche il lupo mannaro castrato. Anche il lupo mannaro. Bene, allora andiamo a vederci. Party Right dei Rhyme. Che è uno scioglilingua praticamente. È uno scioglilingua. Torniamo tra pochissimo. I Rhyme. Eccola là, è finita, mi ha preso alla sprovvista perché c'erano 40 secondi ancora, no, ma c'erano tutti i cosi. Cosa che è veramente carina, quindi dopo ti metti ad ascoltarla e ti dimentichi piace, che sei in diretta. E ci piace, e ci piace. Party Right dei Rhyme. Bel video, gran bel video, belli loro. Belli. Ecco là, subito lei. Belli loro. Certo, certo. Non posso. No. Va bene, allora proseguiamo con la paura. Allora, sono andata a cercare, come sempre, ecco, abbiamo un cane qui, lupo mannaro. Allora, ovviamente parlando di Halloween, se vai a digitare su Twitter o comunque su Google l'hashtag 31 ottobre 2013 o Halloween 2013, vengono fuori una marea di feste, di inviti, di eventi, per cui chiaramente se non sapete cosa fare, andate a digitare Halloween 2013 con l'hashtag e vi viene fuori esattamente cosa potreste fare domani sera. Io invece sono andata a cercare la parola paura e mi sono divertita a leggere alcuni tweet che sono apparsi. Allora abbiamo Andromeda che dice: perché ci sono i cani che ululano fuori? Io sono in me. Che carini. Guarda, abbiamo anche il nostro amico Fantasmino lì che sta lì che vola, che fluttua. Qualcuno ieri sera è riuscito a vederlo
muoversi, cioè, addirittura. Sì, ma c'erano chissà che aria, c'era, sì, l'aria pesante dopo addirittura un po', si muove il fantasmino, però, sì, in effetti è in una posizione diversa rispetto a ieri. Ah, non può vorrei essere, dire. può essere. Quindi noi abbiamo il fantasma che si muove in studio. Il fantasma dell'opera. Senti, questi fantasmini che mi hai messo intorno, che cosa facciamo? Una festa? Una festa, loro verranno ad Halloween domani, ah, a Happiness. Ah, che meraviglia, ma guarda che carini. Quindi proseguiamo con la paura. Sì, allora la paura. Poi abbiamo Francie che dice: con un foglietto di appunti tra le mani, ascoltate bene, e davanti il PC, per un attimo ho creduto di poter fare un copia e incolla. Paura. Eh sì, perché siamo talmente abituati a usare il computer, magari il touchscreen, e quindi insomma a volte ci, sì, viene da fare un incastro. Chiaro, chiaro, però non ha niente a che fare con, a che vedere, no, con però, Halloween. Però paura. Io ho guardato l'hashtag paura per vedere un po' che cosa in viene generale fuori. Cosa viene fuori. Esatto, addirittura abbiamo qualcuno che contesta gli hashtag e Stefano dice: mi inquietano alcuni hashtag che la gente mette alle proprie foto su Instagram, ma il coraggio di alcune definizioni, paura. Chiaro, vero. Che succede fuori, temporale? No, in questo momento qui non sappiamo dove sei, questa è Angela, qui non in realtà si sa. C'è no, un po' di grigio, ma comunque il clima, devo dire, è quasi estivo, Sì, veramente. Sì, cioè un gran caldo. Assolutamente. E poi vediamo un po'. Ah, ecco, questa era carina, dopo basta. Ludovica dice, sempre con l'hashtag paura, sì? Cercavo di caricare la valigia sul treno. Uno zingaro me la prende e me la carica lui. Me la carica lui. Attimo, oddio, di paura, voleva solo aiutarmi. Zingaro educato. Beh, chiaro, chiaro, chiaramente. Però posso capire che le sia venuto un attimo di paura. Chiaramente, insomma, in quei chiaramente, lì chiaramente. Non sai mai se poi la valigia ti torna indietro. Ti torna indietro, scappa, ritorna. Oppure no. O se ne va. Sì. Io, per rimanere in tema di Halloween, però, ecco, vorrei sempre farti vedere, perché chiaramente Halloween, sai, le zucche e cose varie, quindi sai che però è la zucca ormai diventata il simbolo, sì, e tutti sono simbolo a fotografare. Io ho visto su Instagram un sacco di gente che fotografa mentre chissà taglia domani la... avremo le bacheche e noi impallate. noi abbiamo un noto cuoco che, sì, ci spiega esattamente come tagliare la zucca, almeno se lo riuscite a capire. Aspetta, vediamo, aspetta, vediamo. Mentre tu sei sono lì, sono molto curiosa. Ratatouille. First turn I make it for the jack-o'-lantern. First, I get the slicey-dicey for making the pumpkin gooch. Eh beh, chiaramente. Get the knife? I'm scared. Don't rot yourself. Watch this. Hey, guy. Yep. You don't want to be using no knife like that. Chiaramente che lingua è questa? No, you want to use like è inglese. Le zucche, un po', le po' di storto. Sì, no, lui è... Allora, le zucche stanno provando a non farsi tagliare, perché lui, certo, vuol far vedere anche come si fanno le torta poi di zucca. Certo. E quindi gli dicono: non va bene il coltello, ci vuole un'accetta. E lui gli tira fuori l'accetta. Adesso loro gli dicono che non è fashion tagliarla, certo, così. Modern kitchen. Modern kitchen. So maybe I'm thinking you need one of them chainsaw thingies. E chiaramente loro dicono: sei in una, una cucina, devi trovare la motosega. Questa è molto sai perché loro provano in qualche maniera, certo, a evitare. E quindi lui gli tira fuori la motosega. Gli dicono: ma come la motosega? Ci vuole un bazooka. Convinti che non ce l'ha, col cavolo. Ma lui ce l'ha. E lui, eccola. Ah no. I blame myself. Eccola, perfetto. Aspetta. E ha fatto la torta, chiaramente, e di sono diventate zucca. Delle bellissime torte di zucca. Eh beh, guarda, perfetto, la torta, perfetto. Di zucca. Vorrei sentirla. Chi è che me la prepara e me la porta qui in studio? Eccola, io. Amici, noi vorremmo sentire una torta di zucca, ma dato che io in cucina ho zero in condotta, sì, direi. Che era come il brano di prima di Lorenzo Campani, direi che andiamo a sentirci un brano, che è, sì, meglio. È meglio. E poi parliamo. Allora ci ascoltiamo un brano, dai, ci sta perfettamente, è perché quello... è tratto da Nightmare Before Christmas, un cartone, un cartoon veramente splendido. E quindi cos'è? Che bello questo cartoon. E questa era la voce di Renato Zero, che oltretutto non è proprio solo un cartoon questo, sì, perché... beh, è un film d'animazione. Sì, però allora io direi ho che una per storia bimbi legata a questo Nightmare Before Christmas, sì, e te la vorrei raccontare, Carlo.
quando è uscito questo film, diciamo che io ero piccolina, perché secondo me avevo 12-13 anni, non di più. Sì. E mi ricordo che venne fatta una grandissima pubblicità. Su tutti i giornali c'erano le foto di queste bamboline, dei personaggi, perché sono stati costruiti realmente su su cartaceo, su misura, sì, cioè sì. Come posso dire, in 3D, insomma, reali. Reali. E io mi ricordo che all'epoca era una cosa nuovissima, quindi questo, diciamo, questo lungometraggio aveva fatto veramente tanto scalpore in quel momento, e tutti i bimbi e gli adolescenti, insomma, erano affascinati. Quando è uscito al cinema, io l'ho visto credo 2 volte, sì. Perché mi era piaciuto tantissimo. In quel periodo mi ricordo ancora che avevo tenuto tutte le pagine dei giornali da parte, sì. Ed era il periodo in cui stavo scrivendo, tra l'altro, e avevo il libro, esatto, Il Sibilo della Pietra, e quindi mi ha ispirato un po', devo dire. Quindi ho un ricordo enorme. Quando sono riuscita a trovare il DVD, perché poi è uscito da pochi anni il DVD, sì, perché dopo l'hanno rimasterizzato, non si trovava, esatto. L'hanno ripreparato. Io volevo rivedere da sempre questo cortometraggio. Quando l'ho preso, finalmente ero contentissima, l'ho messo nella mia bacheca, libreria dei DVD, ed ero felicissima. Ah, quindi sì. Il Sibilo della Pietra è ispirato, è molto bartoniano. È un pochino sì, su alcune cose sì, devo dire. Comunque ricordo di quel periodo veramente tanta magia, tanta fantasia, che magari ogni tanto potremmo continuare a portarci in giro nella vita di tutti i giorni, che non fa male. Allora, io adesso sai cosa faccio, Luca? Lo tirerò via dal fermaporte e bisogna che lo leggo questo libro. Perché sì, bisogna che tu leggi assolutamente il questo Sibilo libro. Il Sibilo della Pietra. Allora, va bene. Proseguiamo. Perché ovviamente domani, essendo Halloween, sì. Magari molte persone si vestono e non sanno come vestirsi, ma abbiamo chi, diciamo, ci dà l'ispirazione, sì. Possiamo prenderla dai VIP, dalle star, dai VIPs. Che a quanto pare si preparano per tempo, cioè sì. Si preparano anche 1 o 2 settimane prima per il loro vestito di Halloween. Allora, anche perché diciamo in America comunque a volte ci sono delle feste che preparano, sono delle feste ad Halloween, in preparazione, esatto. Ad Halloween, dei party. In Italia è vissuto un po' meno questo argomento. Sì, però direi sai che... Sai come si veste Paris Hilton? No, ma la sto vedendo adesso, quindi direi che sta bene vestito così. Paris Hilton ha scelto di vestirsi come Miley Cyrus. Adesso io il dubbio mi chiedo, com'è che ci si ispira ad altre star? No, cioè, sì, anche perché adesso io il dubbio... Come se io mi vestissi da Carlo. O io da Albi. O tu da Albi. Ma potrebbe essere nel prossimo blocco, magari potrei arrivare fuori vestito da Albi. Con la parrucca. Vabbè, questa attenzione. Che state vedendo adesso è una Paris Hilton vestita da Miley Cyrus, sì. Quindi con l'abito da coniglietta che ha sfoggiato ai Video Music Awards. È chiaramente. Eh sì. E poi invece sai come si veste? Adesso qui abbiamo un'italiana. Sì. La nostra italianissima Elisabetta Canalis. No, ma adesso la vedremo, immagino, immediatamente. Sì, tocchiamo un'altra superstar, un'eroina, sì. Che ci sono cresciuta anche con lei, ovviamente. Ale. Ed è vestita da, vediamo vediamo un po', vediamo, se Luca, la possiamo vai. Fare. Eccola, Wonder Woman. Che ci sta, sì. La Canalis vestita. Una gran donna, una grande eroina, bellissimi video, i filmati, così, era una serie TV. Era una serie TV, ci sta la Canalis. Sì, poi sta bene anche vestita sì, così. Sì, sì, bisogna sta molto avere bene il fisico, lei ce l'ha. chiaramente, cioè, se non ha il fisico lei. Poi non abbiamo, credo, l'immagine, però comunque c'è qualcuno un po' più serioso. No, non è vero, James Franco che si veste, mi sembra di aver capito, da Hulk. Ed eccolo qui invece, parrucca te l'ho trovata. Parrucca nera e faccia verde, ce sì, l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Quindi James Franco si vestirà così, bah. Fantastico. Ma le mani? Perché non è che Hulk si faceva le però mani. Però è bello anche così, guarda che meraviglia, con tutto questo cerone verde. Carino. Cambia ma perché io mi viene male. Ok, vestirsi come i personaggi della fantasia, i personaggi supereroi, va benissimo. Ma perché vestirsi da un'altra star? Questo mi incuriosisce molto. Non lo so, non lo so. Anche perché poi il discorso, cioè ultimamente, che uno dice, no? Poi mi una vesto, star attuale, cioè sì. Non qualcuno magari che ha fatto storia, quindi sai, il personaggio è entrato... Mi vesto da Miley Cyrus che ultimamente di vestita... È svestita, cioè, infatti. Non c'ha niente praticamente, cioè... La foto più vestita di Miley Cyrus, aspetta che sto guardando al volo se riesco a trovarne una, non c'è. Non, cioè, non c'è una foto vestita.
Non si, non... Ma infatti l'abitino da coniglietta non è che poi lasciasse tanto all'immaginazione. Ma, vabbè, no? Eh beh, sì, 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 beh, giustamente. Allora, dicevo, proseguiamo? Proseguiamo. Allora, adesso ci ascoltiamo, siamo ancora in tema, quindi un altro brano che si chiama Nightmare. Ale, giusto per rimanere in tema. Esatto, degli Avengers Sevenfold. Auguri adesso. Senti già. Sì. Brano molto molto carico. Senti che roba. Bene, state vedendo in questo momento Carlo vestito da Albi. No, no, sì, perché sì. È bellissimo. Ecco, questo è il mio travestimento, visto che dicevano che bisogna... Ti sei vestito da star. È chiaro, mi sono vestito chiaramente, capito? Io ho preso spunta. Ammazzo, quei capelli, guarda qua. Sei veramente brutto. Comunque, scusa se te lo dico. Devo dire che in ambiente Halloween mostri stai perfettamente, proprio quello è il tuo perfetto posto. Poi questa, c'ho questa capigliatura sì. Molto bella, penso che andrò avanti fino alla fine così vediamo se riesce a star seria. Non lo so perché mi sembra di avere, è come, no, non posso dire essere allo specchio perché no, però ma chi te l'ha detto, pazza. mamma mia vabbè, però potrei vabbè. Essere, vabbè. Diciamo che anche tu dai il tuo consiglio su come ci si può vestire, sì, per sì, la nottata di domani. Per domani mi vestirò da Albi, sappiatelo. Bene, bene, quindi. Perfetto. Sarai anche qui, quindi proprio sì, fantastico. Sì, sì, sarà il massimo. Chissà allora. Cosa succede domani sera. Di tutto, a partire da tutto può succedere, dalle 20 in poi qua succederà. Con le zucche. Di tutto. Allora, c'è però una notizia molto carina in tema proprio, sia sì. Di cinema, dato che abbiamo parlato di star, cinema, eccetera, e anche appunto di Nightmare e chiaramente di Halloween. Allora, in questi giorni è in corso il Ravenna Nightmare Festival. Sì, che avremmo dovuto avere... Ravenna Film Festival. Avremmo dovuto avere l'organizzatore al telefono, ma non siamo riusciti a organizzarci, quindi ho i capelli dappertutto. È scappata la telefonata, scappata comunque la telefonata, è la undicesima edizione. Sì, pensa sì. Un po'. È un festival internazionale del cinema horror, quindi sì. È dedicato sia a cortometraggi che lungometraggi, sì. Tutti dedicati all'horror, molto particolare, ed è in corso dal 26 di ottobre, quindi già da qualche giorno, fino al 2 novembre, quindi se siete in zona Ravenna andate a vedere perché sicuramente troverete qualcosa di interessante. Ci sono veramente tante proiezioni e ci sarà anche un vincitore. Il premio del concorso infatti vincerà un anello d'oro, l'anello d'oro, e così è già dal 2003. Quando però, ci fu, però, la quando prima, ci fu la prima, la primissima edizione. La primissima sì, edizione. Sì, sì, sì. Noi di ieri sera abbiamo avuto una telefonata con una band che parteciperà. E avremmo voluto avere oggi invece la telefonata con l'organizzatore per parlarne un po' più approfonditamente con lui. Magari proviamo ad averla domani per Happiness, se ce la sì, facciamo. Sì, guarda, volo. Domani sera abbiamo talmente tante telefonate. Non so se le riusciremo a fare non tutte. Non so se riusciremo a gestire. Ma faremo tutte. Tutto. Ma noi ci proveremo. Allora, intanto il sito, non so se l'avevi fatto sì, vedere, sì. È www.ravennanightmare.it. Sì. Così potete diciamo andare a pescare tutte le informazioni utili per raggiungere il posto. E andare a vedere. Allora, sì, sì, sì. Noi vi segnaliamo il primo novembre, giusto? Che così almeno facciamo vedere questo video, perché questo video loro lo faranno dal vivo, quindi si esibiranno dal vivo su questa, su questa canzone. Gli Stearica. Ah, ok. Quindi è Der Golem. Der Golem, andiamocelo a vedere. Intanto io vado a fare la foto col mio alter ego, Tra poco a casa 600. Senti che sound. Senti che sound, che mattina. Sound. Molto, molto tetro. È chiaro, è chiaro, è chiaro. Anche perché con un elemento così, hai capito? Che okay. Il gemello dell'Albi. No, veramente no, sapete, grazie. Effettivamente io sono spero il gemello. Spero di dell'Albi. Essere un po' più carina di te con la parrucca, ma comunque. Non lo so, con la parrucca non lo so. Se vuoi proviamo a metterti la barba e vediamo se ti assomigli, no? Perché tu potresti metterti la barba. No, io la grazie, evito, no. Evito. Vabbè. Allora, siamo arrivati in chiusura anche oggi in questa bellissima puntata così Halloween di Casa 600. Sì. Abbiamo avuto un grande ospite, amico Lorenzo Campani, che avremo presto anche qui in studio. Sì. Che dire? Che dire, Carlo? Iniziamo adesso a salutare. Iniziamo a salutare anche perché abbiamo una giornata lunga e ricca di impegni. Ricordiamo però che oggi Fabrizio Carollo, speaker e conduttore ideatore di Un Autore nella Cultura, programma sì. Che mandiamo in onda
tutti i lunedì alle 18, sì, giusto, l'orario giusto, alle, sì, 18. Oggi inaugura una sua mostra fotografica. Lui è anche un bravissimo fotografo, esatto, a Bazzano al Blitz come, sì, locale, sì, questa sera. Quindi se volete andare all'inaugurazione sarà una serata molto carina, ci saranno anche delle band, musica rock, e lui inaugura questa mostra fotografica dove ci sono appunto immortalate delle bellissime modelle un po' dark un po' tipo clima, zombie, perché lui è molto, sì, lui trasforma le piace trasformare le modelle in zombie, assolutamente in clima Halloween. Bene, allora con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani sera, chiaramente, per Happiness, visto che ci sarà la 21 puntata 21:30 puntata super Halloween. Prima tutto può succedere, prima ancora Black Vibes, prima ancora Silverpool con Pablo Meneguzzi come ospite in collegamento telefonico, sì. E adesso gli lasciamo con invece la prima puntata della, sì, nostra web, allora, series. Allora abbiamo sposato, sì, aspettate che io abbiamo tolgo. Sposato una bellissima iniziativa di lavoratorio.it e parliamo di una coach per il lavoro, una web, sì, series, quindi saranno 5 episodi. Noi oggi mandiamo come promesso il primo episodio e si intitola Non esiste un curriculum buono per tutti. Quindi, bene, con se questo, se volete info sul lavoro, guardatevi questa. Guardatevi questo e con questo vi diamo la buona giornata. Buona giornata da casa 600. Ciao. Ciao, ciao a tutti.